Per andare a pesca serve un buon pescatore, l'attrezzatura giusta, un po' di fortuna, perché no, e una buona barca. E oggi con The Boat Show siamo per scoprirne una che già dal nome promette molto bene, perché porta quello di un 33 volte campione del mondo di pesca, che ha seguito dall'inizio la progettazione di questo nuovo modello. Sto parlando di Marco Volpi e questo è il nuovo Tuccoli VM 250. Se vi piace pescare, beh, oggi vi divertirete. Il cantiere nasce nel 1958, quando un sapiente maestro d'ascia, Ivano Tuccoli, comincia a costruire le sue prime imbarcazioni in legno. Col passare degli anni si susseguono anche le generazioni all'interno del cantiere e Marco Tuccoli, figlio di Ivano, introduce la produzione in vetroresina e definisce la direzione definitiva del cantiere. Questi saranno i fisherman del Mediterraneo. E dalle sue direttive arriviamo fino ad oggi, dove la collaborazione con uno dei pescatori più titolati al mondo forgia una barca bilanciata negli spazi, i volumi di coperta e le soluzioni ergonomiche. Ma andiamo per gradi e cominciamo a conoscerla. Il muretto di poppa e il cancelletto in vetroresina separano l'area bagnata da quella del pozzetto. Qui una vasca per il vivo a ricircolo continuo da 40 litri e una vasca del pescato da 80, che su richiesta può diventare la seconda vasca del vivo. Ne vorreste tre? Beh, nulla di più semplice. La terza può essere predisposta sotto la seduta e il suo storage organizzato. L'ambiente di lavoro del pescatore, il pozzetto, ha un'area utilizzabile di 2 metri quadrati. Unico pensile? La seduta, che Marco Volpi ha voluto così, senza schienali o volumi superflui. Sarebbero solo l'impiccio durante la pesca, ma se voleste essere un po' più comodi, beh, questo lo si può mettere. Gli alloggiamenti per i portacanne sono sui capi di banda del pozzetto, a poppa del muretto e, per le canne a riposo, sul finale del T-top. Sotto il calpestio di poppa, 5 gavoni dove poter stivare tutto il necessario di bordo. Questi sono in controstampata, come tutto il resto dello scafo. Su una barca da pesca, nell'area di lavoro, bisognerebbe sempre arrivare a toccare l'acqua. E in questo caso il cavallino rovesciato da prua accompagna il movimento della murata, che non deve però essere troppo bassa, altrimenti in fase di combattimento mancherebbe un punto d'appoggio. E allora qual è la misura ideale? Beh, secondo Marco Volpi, subito sopra l'altezza del ginocchio e punta del piede sotto la staffa. La postazione di pilotaggio è pensata nei minimi particolari ed in effetti la console sembra un insieme di terrazzamenti liguri, grandi piani d'appoggio circondati da un bordino in plexiglass. Beh, nulla di più semplice, ma nulla di più utile. La strumentazione per Volpi non deve essere eccessivamente grande ed in effetti siamo su un 8 metri e non su una motonave. Lui piuttosto preferisce avere più strumenti che facciano anche lo stesso lavoro. Pensate che naviga con 3 GPS. E quindi Tuccoli predispone lo spazio per un 9 pollici estendibile fino a 14. Per arrivare a prua si salgono 2 gradini. Sotto il calpestio rialzato, un gavone prodiero di quasi 4 metri cubi permette lo stivaggio di qualsiasi cosa. Persino di me e Nico mentre registriamo queste immagini. L'area calpestabile di prua è più di 4 metri quadrati. Qui una seduta fronte marcia con un gavone più piccolo e di più facile accesso. Il tutto circondato da tienti bene e trincarini imbottiti. Sull'estrema prua la possibilità di installare il trolling motor. La struttura in vetroresina è sovradimensionata. Questa barca è pesante, il che ci dà molta fiducia strutturale e sicurezza in navigazione. Pensate che nel punto massimo, sulla chiglia, lo scafo arriva a misurare più di 2 cm. Oggi quindi dovrò tenere d'occhio i consumi per vedere se Oris Dubaldo, l'ingegnere che ha disegnato questo scafo, è riuscito, grazie alle linee d'acqua, a bilanciare questa super struttura. 10 nodi punto 5.
Lo scafo è già abbondantemente implanata e stiamo consumando 19,5 litri per ora. Oggi a poppa abbiamo la massima motorizzazione installabile su questo modello. 300 cavalli fermati in Suzuki. Oggi certo proverò la velocità massima, ma cosa che mi interessa ancora di più è andarla a testare sulla sua velocità di crociera per vederne la velocità, naturalmente, ed i consumi sulla lunga navigazione. Ma prima di dare gas facciamo finta che io sia in barca da solo e stia arrivando sul mio punto GPS. Allora tolgo il gas, tolgo lo stacco di sicurezza e vado a prua per calare il trolling motor e mi cronometro. 3 secondi e 56, perché non ci sono sovrastrutture di intralcio e il passaggio minimo misura 23 centimetri. Qui a prua è il punto più alto dove stare a bordo e il mio equilibrio però è ottimo. Vuol dire che in pozzetto, anche col mare più formato di questo, non dovrebbero esserci problemi di rollio. Ed effettivamente questo è uno dei più grandi problemi dei fisherman, perché certo la navigabilità è fondamentale, però non si può neanche esagerare con la profondità della chiglia, perché in una battuta di pesca la maggior parte del tempo la passiamo alla fonda e la stabilità a barca ferma è altrettanto importante. A poppa il dead rise è di 22 gradi e con le linee d'acqua di questa carena, beh, sembra un ottimo compromesso. Oggi qui a Livorno il mare è piatto, quindi per provarla sull'onda, beh, dovrò crearmela. In virata la barca si appoggia su un fianco, si abbatte abbastanza, ma è stabile. Questo sicuramente grazie alla sua grande massa. Per creare un'onda migliore vado un po' più piano. Ed eccola lì. Prendiamola dritta in prua e... è molto morbida, molto morbida. Una buona velocità di crociera è compresa tra i 22 e i 30 nodi, dipende da quanto comodi volete navigare e da quanto volete consumare. 22 nodi, 3900 giri per minuto e stiamo consumando 36,6 litri per ora. A 30 nodi invece stiamo consumando 57,4 litri ora. 4600 giri per minuto. Con la nuova gestione di Paolo Sanguettola sono stati rivisti i vecchi modelli e lanciati i nuovi. Il Tuccoli VM250 arriva dalle linee d'acqua del vecchio Tuccoli 24, la quale differenza sostanziale era proprio la propulsione entrobordo. Questa modifica non è assolutamente banale perché i pesi a bordo cambiano sensibilmente e perché la navigazione rimanga ottimale serve un profondo studio sul bilanciamento della carena e la realizzazione di un bracket creato ad hoc. Per arrivare a questo, che viene montato oggi di serie, Tuccoli ha fatto tanti test, ma il risultato si vede. Gas tutto aperto! Il motore dietro comincia a cantare, 5800 giri per minuto. Ho toccato i 37 nodi, punto 4. Consumo 97,1 litri per ora. Di questo modello c'è la versione Marco Volpi, questa o la versione Capraia con una cabina prua. Prezzo di partenza 71.000 euro. Oggi non mi sono portato le canne e quindi continuerò a godermela, navigando.